Un caro saluto a tutti gli amici del canale. In questi ultimi tempi sono riuscito a fare un acquisto a cui tenevo molto, quello relativo alla Pelican M251. E poi, grazie all'amico Fabrizio, sono riuscito a completare il restauro di un'altra penna a me particolarmente cara, la Pelican 120 Vintage. Quale migliore occasione per festeggiare questo doppio avvenimento se non quello di presentarle con un bel video per il canale? Bene, intanto vediamo come scrivono. Precedenza alla signora più anziana, quindi questa è la 120, vediamo un attimino. Pennino non è flessibile, anche se però calcando dà una traccia maggiore. Scrittura rovesciata, diciamo che non è proprio il suo forte. Inchiostra abbastanza bene. Vediamo adesso la M251. Allora, la 120 è dotata di un pennino extra fine, la M251 invece è un pennino fine. Tecnicamente non è un pennino flessibile, però premendo dà anche lei un tratto un pochino più marcato, non presenta skipping. Ottima anche la scrittura rovesciata, inchiostra bene anche lei. Qualche settimana fa ho visto un video di un noto youtuber italiano che si occupa di penne stilografiche, dove il diretto interessato informava della nuova linea editoriale relativa al suo canale. Ovviamente, come è logico che sia, vi sono stati dei commenti sia favorevoli che contrari in merito a questa nuova linea. Ma ne ho letto uno che mi ha colpito particolarmente e del quale vorrei condividere con voi alcune mie riflessioni. La frase testualmente cita così. La scriviamo come entrambe le penne, così almeno vediamo una prosecuzione della prova di scrittura. Allora, questa è con la 120. Allora, il commento dice: è un po' brutto. Vederti cadere, nella tentazione di pubblicizzare il proprio canale su quello altrui. Ecco, adesso scriviamo la stessa frase con la 251. Allora, vederti nella tentazione di pubblicizzare
il proprio canale su quello altrui. Allora, parlando con altri appassionati, mi è stato detto che alcuni youtuber non ritengono eticamente corretto pubblicizzare il proprio canale su quello altrui, giusto per riferirmi a questo commento. Io ritengo che questa è un'opinione rispettabilissima, dato che ognuno a casa propria è libero di fare ciò che vuole, ma soprattutto ha il sacrosanto diritto di imporre delle regole e le varie persone che decidono di interagire sul suo canale devono rispettare. Io però personalmente non ci vedo nulla di male se una persona, commentando un video sul mio canale, scrive di averne uno proprio. Ad esempio, se domani Carlo, ovviamente è un nome di fantasia, dovesse commentare dicendo che la penna che sto presentando sul mio canale è la medesima in suo possesso e che anche lui ha pubblicato un video sul suo canale denominato, che ne so, le stilografiche di Carletto, beh, io come prima cosa mi complimenterei con lui per aver deciso di giocare al gioco e poi andrei sicuramente a vedere il suo video lasciando anche un commento, perché, come ripeto, secondo me non c'è nulla di male, in quanto lo vedo semplicemente come uno scambio di informazioni tra appassionati. Bene, cari amici, con questo è tutto. Magari fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre opinioni in merito a questa frase. Come sempre, un sentito ringraziamento a Leopoldo, che ancora una volta mi ospita sul canale, e ovviamente farò una doppia firma, ovviamente prima con la 120 e poi con la 251. Un caro saluto a tutti dal Pellicano.